Quando l'occhio del crepuscolo si spalancherà, la strada sulla quale mi trovo verrà chiusa. Dentro di me sento che bisogna contrastare quel potere, così che esso divenga la chiave capace di sovvertire ogni cosa. La chiave del crepuscolo. The Key of the Twilight. L'occhio del crepuscolo si sta aprendo. Non guardare di sotto! Lei è arrabbiata. Questo posto ha un'aura malvagia. Ho appena percepito una sensazione di morte. Torniamo indietro. Non voglio fermarmi fino a quando non riuscirò a trovare la chiave del crepuscolo. E la reputazione è ciò che conta. Hai altro da riferire? La faccenda dei mostri misteriosi. Sembra che stiano scomparendo, giusto? Se questa storia dovesse finire così, anche per quanto riguarda Tsukasa, potrebbe essere lo stesso. Questo scrigno mi sembra di averlo già aperto, ma dopo averlo aperto è successo qualcosa. Che cos'era quello? No, aspetta! Dimmi che cosa devo fare! Oh. Forse devo provare ad aprirlo. Benvenuto, ti stavo aspettando da molto tempo. Io ho bisogno di te come tu hai bisogno di me. Proseguiamo insieme questo viaggio. Finché noi due resteremo insieme, io ti proteggerò sempre da ogni pericolo. Ricorda. Mi stava aspettando da molto tempo. È inutile, ho appena eretto una barriera protettiva.
La tua ocarina magica non ti servirà a nulla. Si può sapere perché scappi? Perché farlo mi diverte molto. È solo questa la ragione. Ne vorresti forse qualcun'altra? Se mi dici quello che sai su quel personaggio gatto, chiuderò un occhio sul tuo comportamento così impertinente. Non ho niente da dire al riguardo. Stai mentendo, ma riuscirò a farti parlare. Lo giuro sulla mia spada. Giura su quello che ti pare. Avanti, in piedi! Che accidenti è questo? Da dove è spuntato fuori un mostro simile? Ginkan, io non ricordo di aver mai approvato una simile operazione. Largo, fate largo! Avvicinatevi a vostro rischio e pericolo! Svelti, ragazzi, è il momento giusto. Afferratelo prima che si riprenda! Afferriamolo! No, fermi! Non potete farlo! Missione completata. No! Lasciatemi! Lasciatemi andare! Lasciatemi! Avete capito? Lasciatemi andare! Mi scuso per la loro rudezza. La colpa è solo mia che non ho saputo farmi valere, costringendoti in questo modo a farti passare momenti poco piacevoli. Il buffo è che in realtà io volevo soltanto riuscire a parlare con te. E ora che finalmente ti ho davanti, non so nemmeno da dove cominciare. Hai un buon odore. È un profumo. Tu riesci a sentirlo? Non mi capita solo con gli odori. È anche il tatto. E anche il dolore. Io sento ogni cosa. Malgrado tu sia dentro un videogioco. Nel mio caso pare che tutto sia diverso. Pensi che ti stia mentendo?
Penso che per te debba essere dura. E adesso che cosa hai intenzione di fare? Questo spetterà a te deciderlo, direi. Io non posso uscire da qui, sono tuo prigioniero, ricordi? Se eviterai di creare pericoli, non sarà necessario trattenerti ulteriormente. Basterebbe soltanto che voi mi lasciaste in pace. Se voi smetterete di darmi la caccia di continuo, io non farò nulla che vi potrà sconvolgere. Se è vero, promettimelo. Prometti prima tu, Subaru. Cercherò di fare tutto quello che è in mio potere. Ma c'è una cosa che volevo chiederti. Per caso ti ricorda niente il nome Key of the Twilight, chiave del crepuscolo? Assolutamente nulla. Non l'ho mai sentito prima. Bene, capisco. Meglio non pensarci. Accidenti, mi sa che invece l'ho appena fatto. E ora che vuoi fare? Stare a vedere se quello che hai pensato era giusto? Restando qui a discuterne ho l'impressione che anche non volendo alla fine lo scopriremo, ma io preferirei farlo subito. Da questa parte. Io sento che è la strada più difficile. E allora perché mai dovrebbe essere quella da prendere? Perché è stata fatta così proprio per indurci a non prenderla. È la regola, eh? Mi volevi parlare? Ho una richiesta da farti. Ho sentito che i Cavalieri Scarlatti hanno intenzione di archiviare il caso Tsukasa, smettendo ogni ricerca in merito e iniziando invece a indagare su qualcos'altro. Il grande flusso responsabile di queste anomalie. E che starebbe per coinvolgere anche il resto del World. Se anche fosse, sei interessata a ciò che fanno i Cavalieri? Non proprio. Mi interessa capire cosa sia questo cosiddetto flusso. Se non sbaglio, attualmente tra le fila dei Cavalieri tu sei l'unica ad aver compreso appieno la gravità della situazione. Non capisco quale sia il punto. Allora diciamo che sono venuta qui per stringere un patto con te. Ma tu dici chi sei? Cos'è il potere che dovremmo contrastare? Io ti amo. Ma che cosa ha detto? Io volevo lasciare una prova concreta del nostro amore. La prova del mio grande amore per te. Una prova per tutta la vita. Che fosse concreta, visibile, tangibile. E che potesse durare in eterno. Però io... Io, a quanto pare, ho commesso un grave errore. Appena me ne sono accorto, ho subito inviato un messaggio per rimediare. Ma sarà arrivato in tempo. Noi siamo stati guidati da quel messaggio, ed è lui che ci ha condotti qui. Aiutaci a capire cos'è la chiave del crepuscolo. E dici quali sono i tuoi desideri, se vuoi. Perdonami. Io lo so, come padre sono stato un completo fallimento. Lei è ancora la mia sola speranza, la nostra sola speranza. Per questo te l'affido. Io, che so di non valere nulla come padre, considero un privilegio immeritato consegnare queste mie confidenze alle persone che giungeranno fino a qui. Ma ormai non mi resta altro da fare. Io non avevo mai conosciuto una tale frustrazione, prima d'ora, mai in tutta la mia vita. Che fosse questa la maggiore limitazione del mondo in cui esistevo,
il mondo in cui ho vissuto e che mi ha visto provare dolore e gioia e amore. Un amore immenso, smisurato, senza fine. Ti prego, abbi cura di lei perché lei è l'essenza di quell'amore che io ho provato per te. Che sta dicendo? Non ci capisco niente. Perdona quest'uomo che come padre non ha saputo fare altro che fallire. No, in realtà, anche se non verrò perdonato, non me ne importa. Sono stato uno stupido, non ho alcun diritto di essere perdonato. Però ti prego, che almeno lei non debba soffrirne. Ma insomma, si può sapere chi è questa lei? Ti amo tanto, e... Si è interrotto. Era solo la registrazione dei suoi pensieri mandata in loop. Vuoi dire che dopo essere arrivati fino a qui in cerca della chiave del crepuscolo, tutto ciò che abbiamo trovato è il frammento di una confessione registrata da un tizio impazzito? Forse io... Forse io l'ho trovata. Ma cosa... Usciamo di qui. Restare ancora in questo posto è pericoloso. Non capisco. Perché non possiamo usare il potere di Tsukasa? Non ne ho idea. A quanto pare questo posto si trova dentro al gioco, ma nello stesso tempo ne è anche fuori. Forse è un territorio che si trova ai suoi confini. Un vicolo cieco. Bear! Perché sei qui? Che cosa stai facendo? No, non farlo! Non devi! Non farlo, capito? Tsukasa!